Ocripe e i comuni dell'Alta Valtaro hanno dato vita ad un progetto di ingegneria finanziaria con un fondo di garanzia di 400.000 euro a favore dei lavoratori della zona in difficoltà. La UIL raddoppia la presenza in Valtaro e si fa conoscere anche in Alta Valceno. Sabato ha inaugurato una sede a Bedogna e giovedì mattina è presente presso il municipio di Bardi. Le mani sulla montagna è un ciclo di tavole rotonde che Lega Ambiente e Alta Valtaro ha organizzato a partire dal prossimo sabato su temi importanti e con relatori di alto livello. L'edizione 2012 dell'anno Altiner & Dance a Londra è stato un successo senza precedenti grazie anche alla presenza per la prima volta di tutte e quattro le associazioni del territorio montano. La trattoria Il Vecchio Borgo in via Cassio a Borgo Taro dopo 21 anni cambia gestione. Sabato festa di commiato, non senza alcuni momenti di commozione sia per i proprietari che per i clienti. Buonasera telespettatori di RTA News, benvenuti all'informazione locale. La notizia con la quale apriamo il nostro giornale questa sera è molto importante, è determinante forse per il futuro delle attività, delle imprese che insistono sul nostro territorio. In ogni caso è un grosso passo avanti, un motto di sinergia con la quale Soprip e alcuni comuni hanno deciso di muoversi in un unico senso per aiutare chi è in difficoltà. Interessante, infatti, la riunione che si è tenuta in comunità montana due giorni fa, Soprip in collaborazione con i comuni dell'Alta Valtaro ha dato vita ad un progetto di ingegneria finanziaria attuando un fondo di garanzia di 400.000 euro per tutti i lavoratori in crisi nella nostra zona. Ci spiega però nel dettaglio Mauro Del Grosso nel servizio che segue. Situazione fin quoghi. Venerdì scorso c'è stata una riunione in comunità montana tra le parti sociali e la Soprip, indetta dalla Soprip. Cos'è successo? È successo che la Soprip, con un progetto di ingegneria finanziaria, di ingegneria gestionale incredibilmente interessante, ha raccimolato 400.000 euro con il contributo dei comuni dell'Alta Valle e della provincia di Parma, per 225.000 euro la provincia di Parma, il resto ce l'hanno messo i comuni, in buona parte il comune di Bedogna. È riuscito ad avere un fondo di 400.000 euro di garanzia per poter aiutare non la Fincuoghi o i lavoratori della Fincuoghi, ma tutti i lavoratori in crisi dell'Alta Valtaro, in modo tale da avere un piccolo tesoretto da spendere tutte le volte che si ricostituirà, che da spendere tutte le volte che ce ne sarà bisogno. Non solo, questo piccolo tesoretto servirà da garanzia per poter fare, per finanziare l'acquisto della struttura di Bedogna, questa prima operazione, da poi riaffittare a chi ci andrà a lavorare dentro. Diciamo che delle volte la necessità aguzza l'ingegno e questo qua è veramente un piccolo capolavoro di ingegneria finanziaria e di ingegneria gestionale. Come è andata? Ma l'incontro è andato bene, abbiamo ribadito il lavoro di preparazione all'intervento per l'acquisto della struttura immobiliare di Bedogna, che seguirà nel momento all'offerta che la ditta Bedogna Grass, cioè la ditta Power Grass, dovrà realizzare a breve al Tribunale di Modena per l'acquisto dell'affitto d'azienda della struttura di Bedogna. Noi venerdì abbiamo analizzato invece la cosa che riguarda gli enti locali e quindi abbiamo dato il via alla creazione di questo fondo di garanzia per l'occupazione, che sarà sovvenzionato da tutti i 5 comuni dell'Alta Valle più la provincia di Parma, che servirà a garantire il nostro mutuo che dovremo avere come Newco, che è fatta da Soprip più altri 4 imprenditori artigianali e industriali della zona del comune di Bedogna, e che servirà per fare l'acquisto dell'immobile dalla ditta Mancini Powergrass, a cui poi noi dopo riaffitteremo la struttura per fare la propria attività. Il fondo che stiamo andando a realizzare lo facciamo tramite Union Fidi, che è il fondo dell'Unione Industriali, e servirà, dopo aver dato i propri frutti per l'operazione di Bedogna, per qualsiasi altra operazione di tipo artigianale produttiva all'interno della nostra valle che ne avesse bisogno.
esempio semplice, quello che partirà con 400.000 euro, dopo l'utilizzo che ne avrà fatto per la prima parte all'utilizzo che per l'azienda Finquoghi, ex Finquoghi di Bedogna, successivamente ogni anno arriverà rimpinguato e quindi tornerà in attività, già dal primo anno rimarranno dei soldi per l'attività, ma dal secondo ritornerà a una cifra importante, quindi altre aziende si potranno aggiungere in caso di bisogno dal punto di vista del recupero della cupola. Quindi non abbiamo fatto un fondo destinato interamente all'azienda, ma curato nella logica di un fondo che nei prossimi anni potrà garantire con queste risorse, che di questi tempi devo dire sono risorse importantissime, fondamentali, 400.000 euro sono una bella cifra, di cui quasi metà dei comuni dell'Alta Valle e l'altra metà interamente della provincia di Parma, a garanzia dell'occupazione nei prossimi anni, quindi strutturato con una logica di prospettiva a sostegno del le nostre imprese e delle imprese che si troveranno man mano in difficoltà. Quindi facendo combaciare questa attività finanziaria di sostegno con gli ammortizzatori sociali, possiamo dire che le prospettive sono delle prospettive interessanti per i lavoratori di Bedogna? Ma per i lavoratori di Bedogna non vogliamo più dire niente di quello che anche loro non sanno, che è stato detto nella sua ultima assemblea, che è stata fatta dopo l'incontro in regione con l'assessore. Io non voglio riaggiungere l'altro, noi siamo in attesa che Powergrass con Bedogna Grass faccia l'offerta al Tribunale e siamo pronti, avendo mosso un po' gli ingredienti nella fase di preparazione della NewCo, ma anche nella fase di organizzazione di questa struttura, per poter continuare il percorso che ormai tutti i lavoratori conoscono, che è quella noi di comprare e poi di darle in affitto alla struttura. Ecco, c'è una fase importante su cui stiamo attendendo, che è quella dell'offerta, che è legata alla delibera definitiva dei 10 milioni di euro che servono per i macchinari che vedrà impegnato l'azienda Bedogna Grass e quindi il dottor Mancini, e vedrà impegnato l'azienda SACMI, che è la fornitura del prodotto di questi macchinari che saranno interamente nuovi e quindi che potranno andare a regime nel giro di un anno. E restiamo a Bedogna, sono aperte le iscrizioni per il servizio di asilo nido comunale anno formativo 2012-2013, i moduli di iscrizione sono disponibili presso l'ufficio della segreteria comunale, le domande debbono essere presentate entro e non oltre domani 7 aprile. E ancora da Bedogna, dove sabato scorso è stata inaugurata la sede WIL di questo comune. La WIL, che quindi raddoppia la sua presenza in Valtaro, già ha una sede a Borgotaro e si va comunque ad insediare, tra virgolette, anche in Alta Valceno a Bardi. La WIL raddoppia la presenza in Valtaro e si fa conoscere in Alta Valceno. Dopo l'apertura lo scorso anno della sede di Borgotaro, è stata ora inaugurata anche quella di Bedogna. Ubicata in piazza Micheli, di fianco alla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, la sede bedognese WIL, per il momento aperta solo al sabato mattina, servirà sia come punto di incontro per gli iscritti che come centro di assistenza fiscale. Inoltre, uno sportello di consulenza WIL è stato provvisoriamente attivato il giovedì mattina presso il municipio di Bardi. E questo perché noi abbiamo estrema fiducia nella zona, noi siamo convinti che ci sarà una ripresa, per cui l'investimento che stiamo facendo come sindacato è per dimostrare la nostra vicinanza ai problemi della popolazione dell'Alta Valtaro. E noi ci stiamo battendo per una serie di crisi che ci sono in alcune aziende, per il rilancio produttivo della zona, e quindi è un'apertura di credito enorme che ci costa anche qualche sacrificio di carattere economico che noi vogliamo fare nei confronti di questa popolazione per la quale noi abbiamo intenzione di spenderci al massimo. Questo penso possa essere la testimonianza che dà la WIL nei confronti dell'Alta Valtaro. È una zona che va assolutamente rilanciata e noi lo stiamo facendo appunto aprendo le due posizioni di Borgotaro l'anno scorso, di Bedogna adesso e di Bardi, che la stiamo completando in questi giorni. Abbiamo intenzione di rimanerci e, se possibile, come stiamo dimostrando, di ampliarci sempre di più. Questo cercando di dare il miglior servizio possibile ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini tutti di questa splendida zona della provincia di Parma.
L'amministrazione comunale di Borgo Taro rende noto che è stato prorogato l'accordo sottoscritto con gli enti gestori delle utenze di acqua e gas Montagna 2000 e E.ON per la rateizzazione dei pagamenti delle utenze fino al 30 giugno di quest'anno. Le famiglie a rischio perdita lavoro, famiglie che dal 1 gennaio 2009 hanno avuto problemi occupazionali, possono presentare domanda di rateizzazione del pagamento delle utenze di gas e di acqua. L'agevolazione è rivolta a persone fisiche intestatarie del contratto con l'ente gestore o componenti di un nucleo familiare anagrafico residenti nel comune di Borgo Taro. I cittadini interessati possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali del comune oppure direttamente presso gli sportelli di E.ON e Montagna 2000. I modelli sono disponibili presso il comune o gli sportelli degli enti gestori oppure possono essere scaricabili anche dal relativo sito internet. Le mani sulla montagna, ovvero un ciclo di tavole rotonde che Legambiente Alta Valtaro ha organizzato a partire dal prossimo sabato. Le mani sulla montagna, un ciclo di tavole rotonde che Legambiente Alta Valtaro ha organizzato con cadenza settimanale a partire dal sabato successivo a Pasqua sino alla metà di maggio. Relatori di alto livello parleranno dei diversi modi in cui, approfittando delle difficoltà economiche in cui versano i comuni appenninici, si sta tentando di sfruttare in modo indiscriminato le risorse ambientali dei territori montani. Sì, si tratta di quattro incontri, tratteranno tutti lo sfruttamento delle risorse naturali in ambiente appenninico, trattati da diversi punti di vista. Quindi dall'ecomafia, proprio perché quando ci sono in ballo degli interessi economici è facile poi che ci siano anche delle infiltrazioni di tipo criminale. E poi abbiamo le cave neofiolite, verrà trattato da un punto di vista della salute, e poi le acque minerali e le energie rinnovabili. Per quest'ultimo aspetto, energie rinnovabili, è vero che abbiamo la necessità di energia, ma in ambiente montano è necessario anche salvaguardare le nostre montagne, proprio come perlomeno è una riflessione che dobbiamo fare. Dobbiamo poter conciliare la necessità dell'energia con la salvaguardia dell'ambiente. Del resto il patrimonio naturale viene paragonato spesso anche a un patrimonio culturale che fa parte della nostra identità, e è una riflessione che vale la pena tenerne conto. E nulla, questi incontri verranno svolti a Fornovo per quanto riguarda l'ecomafia e i crimini ambientali, a Borgo Taro invece si tratterà delle cave inofiolite e del rischio amianto, a Bedonia verranno trattati gli argomenti sull'acqua, sui prelievi dell'acqua, delle acque minerali in montagna, e l'ultimo incontro appunto riguarderà le energie rinnovabili e l'ambiente montano.